Allora, noi parliamo con queste targhe di un progetto che stiamo portando avanti ormai da un pochino di tempo, quindi dall'inizio di questo anno scolastico. Il progetto si chiama Scuola e Volontariato, poi sarà la maestra Luana che ce lo illustra. Dunque, sostanzialmente io vi devo dire che cosa. Abbiamo partecipato all'Expo di Milano, alcune scuole sono venute, altre quel giorno non potevano, come oggi, che alcune scuole sono fuori anche in gite scolastiche. La professoressa Paoli, che doveva ritirare la targa, è a Barcellona per l'Istituto, per il Polo Tecnico Professionale Fermi Giorgi. Allora, il progetto, l'ho detto, lo spiega Luana, il contesto credo che sia un contesto adeguato, perché il concetto del dono è sicuramente, come dire, un'idea che va ripresa, recuperata. Noi stiamo registrando un dato a livello nazionale che consiste nel vedere sempre meno la partecipazione dei giovani alle attività di volontariato. Sono proprio i giovani spesso che invece hanno questo stimolo, questa voglia di dare e di donare. Probabilmente questo lo si deve sicuramente anche a un particolare momento difficile dei nostri tempi, la nostra epoca che stiamo un po' attraversando. I nostri giovani sono sempre più, come dire, stigmatizzati per problematiche di vario tipo. Qualcuno chi li ha definiti sdraiati sui divani, chi li ha definiti dissociati, psicologi, sociologi che danno queste definizioni, in preda ad ospiti inquietanti, quindi a un nichilismo che sempre di più avanza, probabilmente dovuto anche al fatto che in effetti per loro i concetti di tempo e di spazio sono ormai deformati dall'uso, come dire, un po' così, da un uso incondizionato dei mezzi tecnologici e da un uso anche non sempre molto corretto. Leggevo l'altro giorno e di pochi giorni fa un articolo che ci allarma, perché i giovani che si dedicano ormai purtroppo all'uso di sostanze stupefacenti o un abuso di alcol sono sempre più giovani. Si parla di ragazzi di 12-13 anni che il venerdì, cominciano il venerdì fino alla domenica sera, ahimè, sono preda di queste sostanze, tra cui una che sembra avanzare in modo spaventoso. La chiamano la pillola dell'incredibile Hulk, perché dà questa sensazione di forza, di potenza, e quindi si esprime spesso però con atti di aggressione, di aggressività nei propri confronti e nei confronti degli altri. Quindi sicuramente è necessario e indispensabile che la scuola torni a recuperare alcuni dei valori importanti, valori che fortunatamente però, se questi ragazzi di cui ho parlato rappresentano una percentuale molto alta, perché si parla addirittura di un 60%, c'è un 50-60%, c'è l'altra metà dei giovani che invece fortunatamente si dedica al volontariato e in qualche modo porta avanti valori e posizioni di tutt'altro tipo. Allora, quindi, prima di passare alla consegna delle targhe delle scuole che hanno aderito a questo progetto, quindi ogni scuola ha un po' raccontato, i ragazzi hanno raccontato che cos'è per loro il dono. E molti di loro hanno fatto proprio una differenza sostanziale fra il dare e il donare. Allora, Luana, vogliamo entrare nel merito del progetto? Grazie. Allora, intanto ringrazio tutte voi, ringrazio la dirigente Buoriposi, le colleghe, sono venute anche da Castelnuovo, quindi voglio dire, insomma, hanno fatto parecchi chilometri per essere qui. Ringrazio tutti. Allora, io vorrei esporvi il progetto, quindi comunque sullo schermo lo possiamo leggere insieme. Allora, progetto Scuola e Volontariato. Ecco, io non ho citato, ma lo facciamo subito e rimediamo subito, l'Associazione Don Baroni, perché il progetto è stato pensato, ideato e voluto dall'Associazione e proposto dall'Associazione Don Baroni.
Certo, in collaborazione col MIUR, quindi ci sono state tantissime persone, fra cui Donatella Boriposi, che ha voluto e appoggiato il progetto. Allora, progetto scuola e volontariato, perché? Perché colleghe? Perché dovete convenire, comunque io credo che tutti siamo d'accordo in questo, c'è un'emergenza educativa che coinvolge molti ambiti della nostra società, che è comunque sempre più complessa, disinformata e ignorante, cioè inconsapevole. Cosa fare? La scuola è l'agenzia formativa per eccellenza, quindi è il luogo di incontro spesso unico, no? Perché magari non esistono in tantissimi paesi altri luoghi di aggregazione di bambini, ragazzi, ma anche di famiglie che vengono da culture diverse. Quindi in realtà abbiamo bisogno di aggregare. E quando iniziare? Troppi esperti esterni alla scuola si propongono come modelli di comportamento, ma non vivendo i valori che illustrano, quindi non convincono. Quando iniziare? Non si può iniziare nel momento in cui i ragazzi frequentano la scuola superiore, perché è troppo tardi. Si deve iniziare dalla scuola dell'infanzia se vogliamo proporre modelli e stili di vita positivi, comportamenti, valori, ragioni ed emozioni in grado di durare per tutta la vita. La parola chiave è volontariato e dono, perché rappresentano la base per una vita di amore, di armonia e di felicità. Volontari si diventa da ragazzi, poi si resta giovani tutta la vita. Vogliamo indicare la misura alta, donare, avere dovere. A scuola scopriamo la terza dimensione della vita, la capacità di amare. Bloccato. Ok. Andando controcorrente si colora e si scalda la vita. Questa immagine è il calendario che è anche qui davanti, che è stata scelta appunto per questo calendario del 2015 ed è emblematica. Che è entrato in diverse scuole. Sì, sì, certo, l'abbiamo distribuito in diverse scuole. Il 2015 è stato definito l'anno del dono e voi sapete che comunque il 4 ottobre di ogni anno, d'ora in poi, cioè è stato istituzionalizzato, quindi il 4 ottobre di ogni anno, d'ora in poi, sarà la giornata dedicata al dono. Il vero bene comune si consegue con atti e doveri che si apprendono giocando, come nella scuola dell'infanzia e anche prima. Si scoprono così valori quali la gratuità, il rispetto delle regole, la dignità della persona, la solidarietà, la capacità di prendersi cura del prossimo e l'umiltà. Con gli anni ciò diventa amore, dono e volontariato, a prescindere dalle culture, dalle etnie. E ci sono anche presupposti, come dicevo prima, giuridici. La legge quadro sul volontariato, 266 del 91, è nata dai convegni biennali di Lucca dell'80 ed è stata approvata praticamente nel 14 luglio 2015, numero 110, ed è stato istituito, come dicevo poc'anzi, il giorno del dono. È stato approvato esattamente nella Gazzetta Ufficiale il 9 luglio. I presupposti giuridici servono, perché comunque sono le basi su cui possiamo lavorare. E il protocollo d'intesa sottoscritto il 25 novembre del 2014 tra MIUR e Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca ha aperto nuovi scenari. E quindi è in atto un ampio processo di riforme che poggia sulla consapevolezza del ruolo primario della scuola e della cultura nello sviluppo della società. Tale processo individua nel raccordo tra istruzione e mondo dell'associazionismo e del volontariato la modalità idonea per poter garantire attraverso le nuove generazioni l'innalzamento del livello culturale, etico e sociale del Paese.
il protocollo tra MIUR e Centro Nazionale di Volontariato, lo sviluppo, cioè prevede lo sviluppo di tale processo attraverso il creare anelli di congiunzione tra il mondo associativo e la scuola, nell'ottica di educare e formare i giovani verso valori trasversali e condivisi. Come abbiamo detto prima, la gratuità, prima di tutto, l'attenzione all'altro e la responsabilità del vivere civile, promuovendo la cultura della partecipazione e della solidarietà. Il protocollo d'intesa sottoscritto il 14 ottobre 2015 tra MIUR, Istituto Italiano della Donazione, con il titolo Donando si impara per un'educazione al dono. Il MIUR si impegna, due punti, a collaborare con l'Istituto Italiano Donazione per lo sviluppo congiunto delle azioni di promozione della cultura e del dono. Ecco, qui ti interrompo, sì, perché l'Istituto Italiano della Donazione è proprio l'ente che, se andate sul sito del Ministero, trovate proprio l'immagine del nostro ministro che sottoscrive questo protocollo insieme all'Istituto Italiano della Donazione. Quindi non l'abbiamo citato all'inizio, ma in effetti è quell'ente principale, diciamo, che ha promosso e voluto questa normativa e che ci ha portato all'istituzione del 4 ottobre, individuata proprio come giornata nazionale della donazione. L'altra cosa importante da evidenziare è che l'input di tutto questo è partito proprio da Lucca, perché la nostra città si caratterizza anche per questo aspetto, perché ormai fa parte della sua formazione culturale e sociale l'idea appunto del volontariato. Il volontariato in questa città ha sempre dato il massimo di sé ed ha dato sempre grandi espressioni e dimostrazioni. È la capitale di solidarietà. Volontariato, sì. Lucca, davvero. Prego, prego, scusa. E quindi parlavamo sempre di questo protocollo tra MIUR, Istituto Italiano Donazione, nel favorire la diffusione nel mondo della scuola dei progetti educativi elaborati appunto in collaborazione. L'Istituto della Donazione ha certificato come agenzia primaria a Lucca la nostra associazione, la Don Franco Baroni. Quindi non è semplice essere, perché esistono tantissime comunque agenzie di volontariato, però servono dei presupposti affinché passi comunque in un ambito più istituzionale. Quindi l'Istituto della Donazione è un'associazione di secondo livello fondata nel 2004 che riunisce le organizzazioni no profit che aderiscono al processo di verifica basato sulla Carta della Donazione, primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l'utilizzo dei fondi no profit, perché il volontariato è gratuità. Soprattutto. Deve essere gratuità, cioè credo che sia la prima, no? Condizione. Lucca e la donazione, come ha ricordato la dirigente Boniposi, lo start per la legge che ha istituito il giorno del dono avvenne a Lucca il 9 novembre 2013 in un convegno dell'Istituto della Donazione al Teatro San Girolamo. I protocolli d'intesa tra MIUR e Centro Nazionale per l'Involontariato del 5 novembre 2014 con l'Istituto della Donazione del 14 ottobre 2015 portano una firma lucchese e non poteva essere altrimenti del Ministro appunto dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che è una lucchese DOC, il Ministro Stefania Giannini. Quindi non ci sembra un caso, ma è il frutto della nostra terra. Sarebbe anche venuta se non sì. Che c'è all'Expo, perché oggi è la giornata di chiusura. E quindi lei è là col sì. Presidente della Repubblica. Avrebbe dovuto essere presente, anzi, molto volentieri, però chiaramente è stata chiamata a Milano per questo impegno inderogabile. E quindi ringraziamo davvero tanto Stefania Giannini, che ha messo veramente tanto impegno affinché noi possiamo comunque svolgere il nostro progetto.
Luca e la donazione. Nell'elenco delle associazioni italiane che fanno parte di un dono sicuro, sono poco più di 120 finora, la prima realtà lucchese che è stata riconosciuta, come dicevo prima, è appunto la Don Barone. Sono andata troppo... No. È l'associazione. È l'associazione Don Barone. Appunto Don Franco Baroni. Noi eravamo a Milano il 4 ottobre 2015, primo giorno del dono. Questo rapporto fra l'Istituto della Donazione e Associazione Don Franco Baroni, facciamo vedere le immagini, addirittura una nostra insegnante lucchese, Cosetta Gigli, insieme ai suoi ragazzi, ha registrato l'inno del dono, che poi sentirete. Queste sono le immagini di noi a Milano durante questa consegna di alcune consegne. Qui c'è il presidente patriarca, esatto. Il presidente patriarca che ci consegna le targhe. Allora, scuola e volontariato, torniamo al nostro progetto. Io, colleghe, vi invito davvero a pensare a che cosa è il nostro lavoro. Cioè, non voglio essere saccente, però io penso, per tantissimi anni ho fatto l'insegnante, sicuramente ritornerò a farlo con molto impegno, molta dedizione. Molte volte scopriamo però degli scenari che non ci piacciono, troviamo delle carenze all'interno proprio delle istituzioni, perché educare non significa soltanto insegnare delle cose, delle nozioni, eccetera, però significa innanzitutto creare degli uomini e delle donne coraggiose, felici, consapevoli. Quindi vi invito comunque a pensare al vostro lavoro come ad una missione, come un modo per far sì che le nuove generazioni siano migliori di quelle che ci hanno preceduto e migliori delle attuali. E prima di tutto come un dono, insegnare, certo, con il dono. Quindi privilegiamo innanzitutto l'aspetto umano, prima ancora che l'aspetto, diciamo, didattico in se stesso. Allora, scuola e volontariato, dal 15 settembre scorso io ho ottenuto il comando dal MIUR, che ha definito il progetto di particolare rilevanza didattica e culturale. Io intendo puntare su due concetti fondamentali. Innanzitutto l'ascoltare di voi insegnanti, che sarà un lavoro di squadra, di equipe. Voi insegnanti che sarete coinvolti e potrete comunque ribadire o trovare, insomma, elencare le criticità e obiezioni, lasciando spazio a questi incontri di preparazione, sviluppo e verifica del progetto. Scuola e volontariato, in secondo luogo, è animare gli stessi incontri di preparazione, sviluppo e verifica con metodologie di coinvolgimento attivo, giochi, esercitazioni, esperienze, casi di studio, utilizzando una gamba di metodi e strumenti pedagogici. L'appello e la speranza è che il nostro progetto possa essere inserito e valorizzato nei POF, perché questa sarebbe una grandissima, grandissima vittoria. Diciamo del maggior numero di istituti comprensivi della provincia di Lucca e poi possibilmente anche della provincia di Massa. Vuoi dire qualcosa, Donatella? Ci proveremo, dai. Ok. Allora, le prime 10 proposte concrete, poi le possiamo realizzare insieme, le possiamo discutere, ampliare. Allora, volley e volontariato. Allora, mens sana in corpore sano. La scuola, la nota sentenza è ormai un motto con significati vari, no? L'esercizio fisico sappiamo che è una condizione indispensabile per l'efficienza della facoltà spirituale. Quindi si devono riscoprire lo spirito e i valori dello sport.
di cui fanno parte le parole chiave, no? Come partecipazione, amicizia, lealtà, solidarietà, impegno, rispetto, coraggio, miglioramento di sé, pace, uguaglianza, internazionalismo. Progetto scuola e volontariato ha come bandiera la bandiera europea, no? Con una variante all'interno, cioè due mani che rappresentano il cuore della nostra società, cioè due mani che si stringono, quindi l'aiuto reciproco, la solidarietà. La bandiera sappiamo che è un segno di identità, quindi essere volontari, essere inseriti nel volontariato, sentirsi volontari e agire senza lucro, senza calcolo, è la capacità comunque di donare e di donarsi che ci farà scoprire nuove mete. C'è una parola a cui teniamo tantissimo, che forse non casualmente ha proprio 12 lettere e che per noi racchiude il segreto per vivere bene, volontariato. Il progetto, questa è un'immagine, un'altra immagine stupenda di queste mani che si intrecciano. Che essere, frequentare la scuola, essere uniti dà un senso di amicizia, quindi amici per sempre. Il valore di un'idea sta nel metterla in pratica, come il valore di una parola sta nel viverla in coerenza, amicizia. L'amicizia è un sentimento facile e spontaneo da bambini, ma che non sappiamo portarci dietro con uguale slancio, coerenza e generosità man mano che si cresce. Progetto Scuola e Volontariato canta e cammina. La musica, come sa benissimo Cosetta Giglia, è un linguaggio universale. Musica, canto e danza fanno parte del linguaggio appunto che conoscono tutti in tutto il mondo, universale, che supera ogni barriera linguistica e culturale. Sono anche espressioni degli evidenti risvolti ricreativi e sociali. Nel nostro progetto sono previste animazioni con musica, canto e danza. Musica, canto e danza che sono intese come opportunità da offrire a tutti, facendo anche queste attività con il gioco, ma non per gioco. Intanto Lucca, grazie a Cosetta Gilli, ha presentato a Milano l'Inno del Dono. Veramente un ottimo inizio. Diventiamo comunità educante. È inutile aspettare momenti o periodi opportuni o ideali. A parte io credo che al di là delle parole questo sia un momento veramente, come abbiamo detto, importante per iniziare il nostro lavoro. I momenti comunque, i periodi vanno creati. I problemi sociali esistono, oggi forse più ancora che in passato, dalla povertà all'immigrazione, e richiedono quindi un'alleanza di tutte le forze disponibili all'impegno per battere la perdita del senso civico o il vivere nella sola realtà virtuale. Come diceva poc'anzi Donatella Buoniposi, di ragazzi che comunque stanno, no, davanti al computer e vivono una realtà che è soltanto virtuale, appunto, spesso fatta di una grave disinformazione che porta alla negazione anche della scienza e del buonsenso. Vanno di nuovo messe in campo azioni in grado di riscoprire le grandi tensioni sociali, superando le aspettative deluse e facendo ritorno a impegno, partecipazione e collaborazione. Progetto Scuola Volontariato. Qui abbiamo una parola, garbo. Esiste ancora secondo voi il garbo? Scopriamolo, forse sì, forse no, però a volte c'è bisogno di un piccolo aiuto. Un esempio potrebbero essere le Olimpiadi del Garbo. Garbo significa belle maniere, grazia, contegno, cortesia, comportamento adeguato, gentilezza, compitezza. Ma va al di là delle persone, legandosi anche agli oggetti e agli ambienti di vita che, quando fatti e vissuti con garbo, hanno belle forme. Cura, esattezza, apparendo gradevoli, appunto. Nella scuola sono note appunto le Olimpiadi della matematica, della fisica, della chimica, eccetera.
riteniamo indispensabile gareggiare anche su altri fronti che, indipendentemente dalle future scelte scolastiche, universitarie e professionali, saranno alla base del cittadino. Quali sono, appunto? Sono il bene comune, la solidarietà, l'accoglienza, l'educazione, il rispetto, l'amicizia, l'amore, la legalità, la giustizia, la pace, eccetera, eccetera. Quindi il progetto Scuola e Volontariato 2015-2016, solidarietà, socialità, salute, il rispetto inizia da ora, inizia da noi. Il tema della salute, che anzitutto rispetto dovuto a noi stessi e poi agli altri, viene spesso trascurato. Quindi iniziamo già dalla scuola dell'infanzia. Io mi sono trovata tantissime volte a fronteggiare un'emergenza, che è quella della pedicolosi, e effettivamente diventa un problema, no? E molto spesso noi insegnanti non possiamo, se non attraverso l'ASL, me lo insegnano le mie colleghe, non possiamo assolutamente dire niente ai genitori, no? Perché ci legano determinate situazioni burocratiche. E invece sarebbe il caso di iniziare, perché questo è educare alla salute concretamente, anche smontando tesi poco scientifiche e partendo da gesti quotidiani. Quindi, come sempre, prevale il buon senso. Allora, progetto Scuola e Volontariato, Sipario Scuola. La Lucchesia ha già una buona esperienza nel binomio Scuola e Teatro. È sufficiente ricordare la rassegna regionale Teatro della Scuola Bagni di Lucca, ma anche le opportunità date da iniziative quali Lucca Effetto Cinema, Lucca Comics, Games, eccetera. Non è un caso, quindi, se oggi siamo proprio a Lucca Junior, con uno stand caccia al tesoro, sono andata avanti, ecco, con uno stand appunto chi cerca trova. Quindi un tesoro è formato da valori, di per sé cioè non vale niente. Quindi la caccia al tesoro. Si dice che siamo destinati a diventare ciò che cerchiamo di essere continuamente. Dunque, se fin dalla più tenera età il nostro gioco della caccia al tesoro è finalizzato a cercare la ricchezza economica, diventeremo persone alla costante ricerca di un profitto, che è proprio tutto il contrario del volontariato. Anche quando potrebbe essere poco lecito o comunque azzardato. Quindi il senso della legalità. Non è aprendo pacchi in televisione o puntando su giochi sempre più ricchi di soldi che si ottiene il successo. Anzi, spesso questi giochi portano al vizio e all'impoverimento assoluto. Invece devono essere tesoro, le persone ritenute preziose nella nostra vita. Progetto Scuola Volontariato. Per i nativi digitali è facile. Già negli anni della scuola primaria, utilizzare apparati che consentono di navigare su internet, di fotografare, di registrare audio oppure di filmare una scena. I ragazzi sono molto più bravi di noi, sono nati appunto in questo clima. Una potenza di strumenti, ma anche un crescente pericolo che ha portato il bullismo verso nuove dimensioni, soprattutto tra i minorenni. L'alta definizione HD della TV, sempre più possibile e facile da ottenere per tutti, deve abbinarsi non tanto al maggior numero di punti dell'immagine, quanto al concetto stesso di alta definizione, ovvero dare a parole, frasi e immagini dei rapporti che sono personali, cioè con un valore elevato di qualità, di merito, di virtù e di talento. Proviamoci tutti. Sono dunque dono. Stare bene economicamente aiuta a fare volontariato.
siamo sicuri. Probabilmente tutti abbiamo un po' di tempo, qualche talento da spendere nella vita sociale. Quindi diamoci da fare. Scuola e volontariato. Il mio ruolo di coordinamento del progetto è da intendersi come uno stimolo a lavorare tutti insieme, andare oltre, aggiornando la preparazione con le ultime novità, con le buone pratiche, con la capacità di sintonizzarsi sulle effettive esigenze sociali. Dunque, un coinvolgimento costante che diventa motivazione ad essere e quindi a fare bene. Donare, a scuola scopriamo avere dovere, a scuola scopriamo la terza dimensione della vita, la capacità di amare. Grazie dell'attenzione. Grazie Luana. Ed ora passiamo alle premiazioni. Sì. Grazie colleghe. Allora. Allora, la prima targa, qui mi sono state messe in ordine, un grazie di cuore a Lisi Fermi di Lucca per aver ideato il primo video sul giorno del dono, primo giorno del dono del 4 ottobre 2015, perché donare è molto di più di un semplice dare. Allora, siccome c'è un professore tra il pubblico, se viene così gliela consegniamo, è anche l'occasione per salutarlo. Grazie professor Grazie. Gini. Professor Gini, credo di poter dire che anche lui è un bel esempio di volontariato, sì, perché ha una lunga storia. Allora, questa gliela consegniamo e quindi la fa avere a scuola. Vai, si giri così perché almeno facciamo una foto, ricordo. Va bene? Infiltrato. Grazie, professor Gini. Poi... prima edizione del contest video, la scuola materna centrale di Castelnuovo Garfagnana. Ci sono due colleghe che sono venute. Bene. Una collega della scuola dell'infanzia. Venite tutte e una tre. Collega della scuola primaria. Siete voi due. Allora, io ve la consegno, ve la dovete girare perché così ci fanno una foto. Lei è l'insegnante? Scuola primaria, Guerini Patrizia. E invece? Un insegnante della scuola dell'infanzia. Scuola dell'infanzia, Castelnuovo Garfagnana, è praticamente la prima scuola che ha dato subito la sua adesione al progetto. Allora, la portate a scuola, salutate anche la vostra dirigente scolastica. Grazie Patrizia Enrica. Poi, la scuola primaria San Marco Martini. Abbiamo qualcuno della scuola primaria San Marco? Allora, questa gliela facciamo poi avere in qualche modo. Poi, passando invece a un liceo internazionale quadriennale, abbiamo la dirigente, le due dirigenti e la professoressa. Bene, allora, adesso lei ci dice... oltre al nome naturalmente due parole anche su il liceo quadriennale internazionale. Sì, sì. Allora, il liceo internazionale è nuovo, si è aperto il 15 di settembre 2015, quindi siamo arrivati anche un po' tardi per partecipare al progetto fuori concorso, ma l'abbiamo fatto con veramente tanto entusiasmo in pochissimo tempo. È un liceo internazionale quadriennale, quindi una durata su 4 anni, e soprattutto è un liceo dove la multiculturalità e il multilinguismo sono molto presenti, non solo per le lingue che insegniamo, ma anche per la presenza di studenti che hanno culture e lingue diverse. E quindi questo progetto del dono, ecco, abbiamo aderito subito perché ci sembrava molto in linea con la nostra filosofia dell'educazione. Ecco, con me la professoressa di scienze naturali, la professoressa Filoni, che mi ha aiutato con i ragazzi a realizzare questo video. Grazie. L'unico, è il primo liceo quadriennale in provincia di Lucca, vero? Sì, in Toscana addirittura. Bravi, complimenti, grazie. Allora, io questa la vorrei lasciare per ultima, come si dice, dulcis in fundus, no? Qui invece abbiamo scuola secondaria di San Leonardo in Treponzio,
E quindi c'è la dirigente, la Carla Reggianini. Allora Carla, sì, perché c'è la targa per Cosetta Gigli. Allora le diamo così, Cosetta vieni, perché sei quella che volevo lasciare in fondo. Bene, allora questa la diamo alla dirigente scolastica, a Carla Reggianini, e allora un grazie di cuore a Cosetta Gigli, che poi presenterà l'inno del dono. Che poi presenterà l'inno del dono, poi ne abbiamo anche un'altra. Bene, allora la dirigente scolastica, i dirigenti hanno sempre un ruolo abbastanza difficile da portare avanti. Adesso non la voglio mettere in difficoltà, però insomma, la differenza fra dono e dare, donare e dare, secondo te Carla? Ma la differenza è questa, secondo me. Il dare è un atto, come dire, scontato, si può dare qualsiasi cosa. Donare implica un moto del cuore, e quindi la differenza credo che sia questa. Credo un'altra cosa, dal progetto che è stato presentato da Luana Rossi emerge una situazione scolastica che deve impegnarsi profondamente nell'ambito del volontariato, nell'ambito della cultura del dono, della solidarietà e di tutti quei valori che peraltro io ritengo che sono di fatto costanti e costante pratica quotidiana. Quello che dobbiamo fare probabilmente è aggiungere una nuova dimensione che secondo me sta mancando e che si correla un po' a quello che tu dicevi prima. Cioè quest'idea che i giovani tutto sommato siano un po' allo sbando, alla deriva, e questo non è vero. Probabilmente dobbiamo aumentare, incentivare la dimensione oltre con tutto quello che comporta dono, solidarietà, volontariato, la dimensione della speranza. È quella che forse in questo momento ci manca. Bravissima. Grazie alla dirigente scolastica. Allora, Cosetta invece è la docente di musica, quindi anche l'attività musicale è un aspetto importante del progetto che la maestra Luana ci ha presentato. E tu hai realizzato una cosa importante. Io ti ho sentito, ti ho visto all'inaugurazione della vostra scuola, l'ho vista attenta con i suoi ragazzi che li dirigeva, come si dice, con determinazione e autorevolezza. Ci vuole. Ci come vuole, è nata sì. questa canzone? Ma questa canzone, allora sì, la sigla, le parole stesse, no, incitano appunto a questo donare, a volere, a cercare di voler bene al prossimo, al proprio compagno, nel caso di questi ragazzi, come del resto verso un adulto, verso una persona che non si conosce. Ed è fondamentale per loro, perché veramente in una società come questa c'è proprio bisogno di insegnare. E credo che la musica sia un bellissimo veicolo per farlo, questo, perché anche ricordando, avvicina i giovani, poi le parole stesse, anche con forma semplice, diciamo, no? Perché sono parole piuttosto semplici, però si ricordano facilmente, quindi anche il ritornello si ricorda bene. Magari spero vivamente che rimanga impresso quel messaggio che ho voluto io e anche Luigi Mosello, che ha coordinato insieme a me nella stesura di questo inno, appunto per questo inno del dono, che sono contentissima di essere qui, anzi ringrazio anche per questa targa, grazie veramente. Grazie alla professoressa Cosetta Gigli. Grazie. Dunque, allora no, fermi, non scappate. Nome e cognome? Alessandra Morra. Alessandra Morra, sei una sua allieva? Sì. Com'è la professoressa? Molto buona. Molto buona. Com'è la professoressa Gigli? Molto brava. E sei? Stefano Gabrielli. Stefano Gabrielli. Osenga Lorenzo. Osenga Lorenzo. Com'è la professoressa Gigli?
Buona, via. Non è che l'altra volta ho notato che insomma vi mette in riga però un po', eh? Allora, Cosetta, facciamo il programma, quindi chiudiamo dopo con un'ultima consegna, però credo che il programma preveda, insomma ce lo fate sentire questo, no, vai, sì. Bene, grazie. Allora, chi sono i musicisti? Grazie alla dirigente. In una formazione molto 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 ridotta, perché oggi pare che tutte le partite di basket, tutte quelle di calcio avvengano proprio. Sarà come un grande dono tutto quello che imparerai. Condividere la tua vita sarà facile poi anche per te. E coi colori della pace giocheremo insieme a chi porta solidarietà ad un bimbo che non sa che l'amore è una carezza che si dà. E verrà un giorno tanto grande quando io sarò insieme a te a giocare in riva al mar, a sorridere perché è tornato ancora a battere il tuo cuore. E sarà come un grande dono il messaggio che tu darai. Volerà sopra fino a che arriverà. Siamo il futuro della vita e la forza per chi non ha neanche un sogno per volare, neanche il pane per lottare contro il tempo che pian piano finirà. I colori della pace giocheremo insieme a chi porta solidarietà ad un bimbo che non sa che l'amore è una carezza che si dà, che l'amore è una carezza che si dà, che l'amore è un dono che si fa. Bene, grazie. Allora, davvero tanti complimenti. Bravissimi, bravissima la vostra insegnante, la preside è fortunata, perché quando abbiamo insegnanti così siamo tutti stracontenti e strafelici. Grazie davvero, io sono certa che avremo ancora altre occasioni per far sentire quanto siete bravi voi, quanto è brava la vostra prof. Ci sono dei veri talenti nella nostra scuola, veramente. Ci sono dei veri talenti. Ragazzo sta entrando adesso, comincerà al conservatorio e quindi da quando inizi mercoledì inizierà questo percorso che lo porterà a diventare, vuole lui professore, ha detto, vuole diventare insegnante di educazione musicale. Abbiamo bisogno di professori in gamba, quindi cantante. Invece lei canta? Canta, sì. È veramente molto brava, vero? Spero di sì. Invece lui è un ragazzo molto promettente. Lui suona qualche strumento o canta? Flauto, tutto e hanno iniziato a scuola insieme a te e hanno iniziato a scuola, ecco, quindi insomma la scuola qualcosa serve, via, diciamo. Sono al Campo Coni alla partita, va bene. Allora, grazie davvero, complimenti ragazzi, bravissimi, ci saranno sicuramente altre occasioni. Allora,
a questo punto io credo di dover fare l'ultimo ringraziamento. Allora, intanto c'è una targa anche per la nostra Luana Rossi, e io gliela consegno. Temevo con l'augurio. Momento. Questo grazie. Progetto è nato molto timidamente, perché vedete, il mondo della scuola, in effetti, gli insegnanti in modo particolare, sono un po' timidi, e cercano le cose le fanno tantissime, le fanno bene, però cercano sempre, come dire, di stare un po' in disparte, non vogliono mai mettersi troppo in mostra, troppo in luce. Allora, l'augurio è che Luana riesca a dare davvero un bel contributo e che il progetto possa crescere. Grazie. Io penso che il progetto sarà vincente se lavoreremo tutti insieme. Luana ha anche il cuore della bambina in qualche modo, insomma, quindi questo è un aspetto positivo. E infine l'ultimo ringraziamento a quel signore là in fondo, che è il nostro tecnico, ma in realtà è, come dire, l'anima dell'associazione Don Baroni a Lucca, che è il giornalista Paolo Mandoli. La prossima volta mi avverti per cortesia che devo fare la dice e non mi prendi così alla sprovvista. Che lavora dietro le quinte, Donatella. Sì, è quindi animato sicuramente da una grandissima passione e convinzione. Ci ha travolto un po' e coinvolto davvero in questo progetto che speriamo tutti davvero cresca con l'aiuto di insegnanti e di ragazzi. Di tutti voi. Validi. Grazie per essere stati qui con noi quest'ora, questo pomeriggio. E buon Comics and Games a Lucca. Grazie a tutti. Siamo con Donatella Boriposi, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale. La domanda è: qual è il rapporto tra Lucca Junior e la scuola, in particolare la scuola infanzia e la scuola primaria? Ma dunque, diciamo che il rapporto è un legame inscindibile, perché Lucca Junior appunto tratta molte tematiche legate al mondo dell'infanzia, quindi è in piena sintonia con il mondo della scuola, con le prime fasi della formazione e dell'educazione. Tra l'altro direi che è auspicabile che questo rapporto cresca, si approfondisca, perché sappiamo bene tutti che questi linguaggi, chiamiamoli anche alternativi, ma sono i linguaggi dei nostri ragazzi, dei nostri bimbi, e sono anche dei linguaggi che ci consentono di trasmettere valori importanti come quelli dell'amicizia, della solidarietà, del donare. Della coesione. Grazie, dirigente. Grazie alla dirigente Boriposi. Siamo con Sara Genovese, coordinatrice di Lucca Junior. Qual è il bilancio a 10 anni dall'inizio di questa avventura? Il bilancio è molto molto positivo. Siamo partiti con un padiglione molto piccolo alle tagliate, siamo arrivati nel Real Collegio con 3 chiostri, un primo piano ricco di sale, di eventi e di attività per le famiglie, per le scuole, per i bambini sia di Lucca che di fuori Lucca. Grazie. L'ultima domanda, la seconda domanda: qual è il rapporto tra Lucca Junior e la scuola, in particolare dell'infanzia e della primaria? Allora, Lucca Junior è da sempre stata molto attenta al rapporto con le scuole della città e non solo. Noi ogni anno proponiamo dei progetti che iniziano in settembre e si concludono qui durante la manifestazione. Accogliamo i bambini con attività e laboratori gratuiti. In molti casi loro non avrebbero altre occasioni per incontrare illustratori, autori e partecipare a queste attività, quindi è un piccolo regalo che noi cerchiamo di fare ogni anno ai bambini della città. Grazie a Sara Genovese.